quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure ed esperienze. È stata un'esperienza stupenda proprio perché è essenziale, cioè la musica allo stato puro, è questa bellezza che ci circonda. Io mi sono molto emozionata. Un'esperienza bellissima, ci tenevo anche a fare una visita con una guida. Bello, emozionante, anche perché completo, perché appunto c'è all'inizio una guida che ti spiega proprio tutta l'area archeologica, il sito che stai visitando, e poi ci sono questi interventi musicali. Veramente è stata una bella esperienza. Meravigliosa, la Valle dei Templi sempre un incanto, unica al mondo, e stamattina davvero davvero un'emozione forte, grazie. Anch'io sono tanti anni che suono, ma oggi è stato un giorno diverso. Stessa cosa che stavo pensando, 43 anni in tutto il mondo, ma un'esperienza così mi resterà presa nella mente fin quando campo. Cercare di creare bellezza in mezzo a questa bellezza è stato molto difficile, però insomma ci abbiamo provato. Leonardo Guarnieri, Coop Culture ha ideato un format che sta esportando. È un format che è nato proprio qui ad Agrigento, è nato per caso e adesso invece sta attraversando tutta l'Italia. Musica e cultura, narrare la cultura, narrare l'archeologia attraverso la musica è ciò che ci siamo proposti e ciò che stiamo facendo e che continueremo domani 9 agosto a Selinunte, continueremo ancora l'11 agosto a Ostia Antica e termineremo il 31 agosto a Ercolano. Diciamo che forse stiamo girando proprio di città in città attraverso l'archeologia, la storia e la bellezza italiana.